Giovanni capitolo 7 dal versetto 10 leggiamo Ma quando i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora vi salì anche Gesù, non palesemente, ma come di nascosto. I giudei dunque lo cercavano durante la festa e dicevano: Dov'è quel tale vi era fra la folla un gran mormorio riguardo a lui. Alcuni dicevano è un uomo per bene, altri dicevano no, anzi, svia la gente. Nessuno però parlava di lui apertamente, per paura dei giudei. Verso la metà della festa, Gesù salì al tempio e si mise a insegnare. Perciò i giudei si meravigliavano e dicevano come mai conosce così bene le scritture senza aver fatto studi? Gesù rispose loro, La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuole fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Chi parla di suo cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato, è veritiero e non vi è ingiustizia in lui Mosè non vi ha forse dato la legge eppure nessuno di voi mette in pratica la legge perché cercate di uccidermi? la gente rispose tu hai un demonio chi cerca di ucciderti? Gesù rispose loro un'opera solo ho fatto e tutti ve ne meravigliate Mosè vi ha dato la circoncisione non che venga da Mosè ma viene dai padri, e voi circoncidete l'uomo in giorno di sabato. Se un uomo riceve la circoncisione di sabato affinché la legge di Mosè non sia violata, vi adirate voi contro me perché in giorno di sabato ho guarito un uomo tutto intero? Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo giustizia. Perciò alcuni di Gerusalemme dicevano, non è questi colui che cercano di uccidere, eppure ecco egli parla liberamente e non gli dicono nulla. Che i capi abbiano riconosciuto per davvero che egli è il Cristo, eppure costui sappiamo di dov'è, ma quando il Cristo verrà nessuno saprà di dove egli sia. Gesù dunque insegnando nel Tempio esclamò, voi certamente mi conoscete e sapete di dove sono, però non sono venuto da me, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui ed è lui che mi ha mandato. Cercavano perciò di arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso perché l'ora sua non era ancora Venuta. Fin qui la lettura della parola di Dio è un episodio che ci presenta Gesù come protagonista per quello che aveva fatto, per quello che diceva e per quello che poi disse. E possiamo vedere che a un certo punto eh, i giudei eh, fecero una domanda, si rivolsero una domanda. Dov'è? quel tale. Dopo aver sentito parlare di Gesù, dopo aver visto quello che Gesù aveva fatto, arrivarono a questa conclusione, arrivarono a farsi questa domanda, dov'è quel tale? E questa domanda mette in evidenza tre cose. La prima è che quelle persone, usando questa espressione, non Conoscevano Gesù. Infatti lo chiamarono tale. Dov'è quel tale? Non lo conoscevano. Ma non soltanto non conoscevano Gesù, questa domanda mette anche in evidenza un'altra cosa: che non sapevano dove fosse in quel momento Gesù. Dov'è quel tale? Non lo conoscevano e non sapevano dove trovarlo. Ma mette in evidenza una terza cosa, non sapevano quello che Gesù poteva fare, quello che Gesù voleva fare. È una domanda: dov'è quel tale? O meglio, se vogliamo formulare più precisamente la domanda, dov'è Gesù? Dove trovare Gesù? Perché cercare? Gesù, chi è Gesù? Che cosa può fare Gesù? E vediamo alla luce del nostro testo di dare delle risposte a queste domande. Dicevo, la prima domanda che ci possiamo fare, chi è Gesù? Tu sai chi è Gesù? Lo sai per esperienza? Lo sai? perché lo hai letto nella scrittura, nella parola di Dio, o lo sai perché hai sentito il parere degli altri. Sulla persona di Gesù ci sono e c'erano e ci saranno sempre tanti pareri, tante idee. Se noi andiamo per le strade e chiediamo alla gente chi secondo loro sia Gesù, ci accorgeremmo, se dovessimo fare una cosa del genere, che le risposte sarebbero le più diverse, forse anche le più strane, le più particolari. Chi è Gesù? E qui in questo testo a questa domanda troviamo delle risposte che la gente aveva data. Dice il versetto 3 e 12: vi era tra la folla un gran mormorio riguardo a lui. Vedete, c'era fermento c'era discussione, c'era mormorio, si parlava di Gesù. Alcuni dicevano, è un uomo per bene. Il primo giudizio, la prima considerazione è che Gesù era un uomo per bene. E quanti anche oggi pensano questo? Gesù è un uomo per bene, è una brava persona, è stata una brava persona, ma la parola di Dio dice che Gesù è più che un uomo per bene, Gesù è il giusto, Gesù è il perfetto, più di una persona per bene, egli non ha mai peccato, non ha conosciuto peccato, Gesù non è mai venuto meno. Noi non abbiamo a che fare con una persona per bene, noi abbiamo a che fare con colui che è il santo, colui che è il giusto, colui che è il perfetto. E gloria a Dio per questo. Ecco perché la Bibbia dice che Gesù, essendo giusto, è autore di una salvezza eterna. Egli giusto ha pagato per noi peccatori, egli giusto si è dato per noi. Gloria a Dio per Gesù. Egli non è soltanto una persona per bene, egli è il giusto. Ma altri avevano idee diverse e dicevano no, anzi, svia la gente. Notate questa espressione, svia la gente, dicevano, porta fuori strada la gente allontana le persone dalla retta via dalla via giusta dalla via buona che espressione e che coraggio dire una cosa del genere di Gesù colui che è la via colui che ha detto nessuno viene al padre se non per mezzo di me io sono la via la verità e la vita Gesù dicevano le persone, svia la gente. No, no, Gesù non porta fuori strada la, la gente, Egli stesso è la via, è la via che porta al Padre, è la via che porta al cielo, è la via che porta alla salvezza, è la via che porta alla vita eterna. Fidati di Gesù. Non stiamo dicendo che ti devi fidare di una religione, ti devi fidare di una chiesa. Ti devi fidare di una confessione di fede, ti devi confessare, fidare di un uomo. Quello che stiamo dicendo ovviamente alla luce della scrittura, della verità, della parola di Dio è riponi tutta la tua fede e la tua fiducia nella persona e nell'opera di Gesù, che è la via ed Egli ti porterà in cielo. Fidati di Gesù. E non sarai mai deluso, svia la gente, diceva. E noi possiamo dire per esperienza che Gesù ci ha portato sulla retta via, sulla via maestra, sulla via che porta al cielo, sulla via della benedizione, sulla via della gioia. Non ha sviato noi, ma ci ha instradato sulla giusta strada. Segui Gesù con tutto il cuore, altri possiamo leggere ancora nel nostro testo, avevano paura di esporsi. Dice il versetto 13, nessuno però parlava di lui apertamente per paura dei giudei. Avevano varie idee, vari pensieri, ne parlavano in privato, ma nessuno si esponeva. Nessuno aveva il coraggio di parlare apertamente di Gesù per paura dei giudei. Avevano paura dei giudei. In altre parole, avevano paura degli uomini. Avevano paura del giudizio degli altri, degli uomini. Sapete cosa dice la Bibbia? La parola di Dio dice che la paura dell'uomo è un laccio. Noi non dobbiamo avere paura dell'uomo, chiunque egli sia. Noi abbiamo timore di Dio, rispettiamo Dio, ci fidiamo del Signore e non ci vergogniamo. Ecco perché siamo in questo luogo aperto al pubblico, in questo parco, vicino a quella strada di grande passaggio. Perché noi non ci vergogniamo di dire chi è Gesù. Noi non ci vergogniamo di dichiarare quello che Gesù ha fatto nella nostra vita, perché la sua opera in noi è stata un'opera meravigliosa e vogliamo che tutti sappiano, ripeto, non chi siamo noi, non che cosa crede la nostra Chiesa, ma chi è Gesù, senza vergogna, senza paura. Hai questo coraggio di uscire allo scoperto e di prendere posizione per Gesù? di seguire soltanto lui, di dichiarare pubblicamente che Gesù è il tuo Salvatore e Signore, o ti vergogni? Il Signore Gesù dice che se un giorno se noi ci vergogniamo di lui, un giorno egli si vergognerà di noi dinanzi al Padre e dinanzi ai suoi angeli. Noi non vogliamo. E non possiamo vergognarci di Cristo Gesù, lo dichiariamo apertamente, noi abbiamo creduto in Gesù. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Credi con tutto il cuore, confessalo con la tua bocca e sarai salvato. C'era chi si vergognava di Gesù e ancora oggi, ahimè, ci sono tanti che si vergognano di Gesù. Non si vergognano di professare una religione, ma si vergognano di confessare Cristo Gesù, pubblicamente. Non si vergognano forse di frequentare un luogo di culto, ma si vergognano di dichiarare pubblicamente che Gesù è il loro Salvatore e Signore. Hai fatto questa confessione? Falla senza vergogna. Addirittura altri ancora dicevano tu hai un demonio. Dissero a Gesù qualcosa di molto offensivo, di molto pesante, di molto forte, tu hai un demonio, tu sei posseduto, qualcosa di tremendo. Addirittura ci sono persone che offendono il nome del Signore, bestemmiano il nome di Dio e magari dalla bocca bestemmiano il nome di Dio e poi dalla stessa bocca chiedono a Dio di aiutarli. Che paradosso, che contrasto. Oppure usano la bocca per dire menzogne, per dire cattiverie, per offendere gli altri e poi magari si rivolgono a Dio. No, no, l'apostolo Giacomo dice dalla stessa fonte non può uscire il dolce e il salato. Noi vogliamo che dalla nostra bocca esca una lode sincera per il Signore Gesù Cristo. Sai chi è Gesù? Dov'è quel tale? Non lo conoscevano. La prima considerazione che possiamo fare, molto importante, è sapere, sapere molto bene chi è Gesù. Ma possiamo anche considerare, come dicevo, una seconda cosa alla luce di questa domanda, dov'è quel tale? Non sapevano chi era Gesù e non sapevano dove trovare Gesù. Dov'è Gesù? Dov'era Gesù? Il nostro testo parla di una festa, di una delle feste che gli ebrei festeggiavano delle ricorrenze, una delle tre feste più importanti chiamata la festa delle capanne. Il popolo doveva una volta all'anno fare delle capanne dove abitare per alcuni giorni e lì stavano, sui tetti delle case, nelle piazze, per le strade, vicino al tempio, addirittura nel cortile del tempio, dovevano fare queste capanne e stare lì per tre giorni. Dormire lì per tre giorni, e questo ricordava loro quello che era stato il periodo nel deserto, dove il popolo di Israele vi era rimasto per 40 anni. E quella era una festa importante, perché attraverso quella festa il popolo ricordava il proprio pellegrinaggio nel deserto. Dov'è Gesù? Gesù è con noi. E gloria a Dio perché Egli ci ha liberati dal deserto spirituale, dal deserto di peccato nel quale versavamo, nel quale ci trovavamo prima di conoscere Gesù. Ma Egli è venuto, ci ha liberato ci ha salvato, ci ha redento. E se tu sei ancora nel deserto, se tu sei nel deserto del peccato, se sei nel deserto di qualche vizio, di qualcosa di brutto che stai facendo, stai pensando e tu stesso non approvi quello che sei, quello che stai facendo, solo non riesci a liberarti, non riesci a uscire da quella situazione, invoca la liberazione del Signore, invoca il suo aiuto ed Egli ti libererà da quel deserto nel quale ti trovi e tu potrai dare a lui tutta la lode e la gloria. Dov'è il Signore Gesù? È colui che viene lì nel deserto per liberarci. Gloria a Dio! Viene lì dove siamo per liberarci, per prendersi cura di noi. Era lì dove c'era la festa delle capanne. Ma dice anche il nostro testo che Gesù era nel tempio. Verso la metà della festa Gesù salì. Al tempio, dice la parola di Dio, salì al tempio, luogo di preghiera, luogo d'orazione, luogo dove si poteva offrire il proprio culto a Dio, i sacrifici a Dio, dove Dio si incontrava con il suo popolo, dove Dio aveva comunione con il suo popolo, dove Dio parlava, istruiva il suo popolo, dove il popolo poteva esternargli la propria gratitudine, la propria riconoscenza nel Tempio. Gloria a Dio per Gesù, perché attraverso Gesù Gesù, noi otteniamo il perdono dei peccati, attraverso Gesù noi possiamo avere comunione con Dio, attraverso Gesù possiamo ascoltare la parola di Dio, possiamo pregare il Padre ed Egli ci ascolta ed Egli risponde, dov'è Gesù? È nel tempio, dove viene offerto il culto a Dio, dove Dio parla, dove Dio opera, dove Dio consola, dove Dio compie meraviglie, gloria al Signore, è lì Gesù dove può fare del bene a coloro che ne hanno bisogno. Gesù era la festa, Gesù era il tempio e Gesù era un'altra caratteristica molto importante fra la gente. Sapete, Gesù è l'essere più prezioso che ci sia mai stato e mai ci sarà. Gesù è il prezioso, è il glorioso, il meraviglioso, l'ammirabile. Eppure, per quanto Gesù sia l'essere più prezioso, non fa il prezioso. Per quanto Gesù sia l'altissimo, eppure è vicinissimo. Tra la gente era lì Gesù. Dov'è Gesù? dove ci sono le persone più in della società, dove ci sono le persone più ricche, dove ci sono le persone più intelligenti, dove ci sono le persone di successo. No, Gesù è tra la gente. Gesù è dovunque, due o tre, sono raccolti nel suo nome. Pensate, Gesù è qui questa sera, perché noi siamo raccolti nel suo nome, è in mezzo a noi. Gloria al Signore. E tra un po' quando torneremo a casa, Gesù ci accompagnerà a casa. È qui con noi, in mezzo a noi, che siamo persone comuni, persone semplici, e sarà con noi nella nostra casa, nella nostra famiglia. Gloria a Dio. Gesù sarà con noi anche nella nostra automobile quando andremo a casa nostra. È sempre con noi Gesù. Non ci lascia e non ci abbandona mai. Dov'è quel tale? Sai chi è Gesù? Sai dove si trova Gesù? E una terza domanda. Sai che cosa può fare Gesù? Sai che cosa può fare Gesù? Che cosa? Innanzitutto il nostro testo dice che Gesù salì al Tempio e si mise a insegnare. È bello il termine usato qui, insegnare. Il termine insegnare significa letteralmente lasciare il segno. E gloria a Dio perché soltanto Gesù, colui che ha parole di vita eterna, lascia il segno nella nostra vita. Notiamo un attimo una cosa. Quante parole, quanti discorsi ascoltiamo nel corso della giornata? Quante cose ascoltiamo, quante parole udiamo durante la giornata o quante cose leggiamo, quante cose vediamo. Ma quando ascoltiamo la meravigliosa parola di Dio, quando ascoltiamo Cristo Gesù il Signore, allora Gesù, il Cristo, il Verbo fatto carne, lascia il segno nella nostra vita questa sera tutti noi abbiamo bisogno che Gesù lasci il suo segno nella nostra vita. Ascolta quello che Egli ti dice, ascolta la sua parola ed Egli lascerà un segno indelebile, marcato, forte per il tuo bene, nella tua vita, nel tuo cuore. Abbiamo sentito prima la testimonianza. 52 anni fa ho incontrato Gesù. E quel segno che Gesù ha lasciato nella vita di chi ha testimoniato poc'anzi è un segno ancora evidente. Questo fa Gesù, alleluia. Possono passare altri 20, 30, 40 anni, ma gloria a Dio quel segno rimane, un segno indelebile quello di Gesù. Quante volte facciamo delle esperienze e lasciano sì un segno nella nostra vita, ma dopo un po' quel segno si sbiadisce scompare, ma il segno che lascia la parola di Dio è un segno meraviglioso. Gesù insegnò, ma non soltanto, Gesù è colui che fa meraviglie. Perciò i giudei si meravigliavano e dicevano, come mai conosce così bene le scritture senza aver fatto studi? Si meravigliavano, rimanevano meravigliati da quello che Gesù era. Da quello che Gesù diceva, da quello che Gesù faceva, cioè ormai è una persona comune, è una persona semplice, è un normale falegname, lavoro comunissimo in quel tempo. Eppure la gente, dice la scrittura, pendeva dalle sue labbra, persone arrivarono a dire: nessuno, nessun uomo parlò mai come Costui. Meraviglie, sì, Gesù fa meraviglie, egli ci meraviglia. Questa sera lascia che Gesù ti meravigli. Lascia che Gesù intervenga nella tua vita, nella tua necessità, secondo il desiderio del tuo cuore e tu realizzerai la Sua opera. E la Sua opera ti meraviglierà, andrà oltre quello che puoi pensare, oltre quello che puoi immaginare. Gloria a Gesù, egli meraviglia sempre. Leggiamo nella parola di Dio nel libro del profeta Isaia a proposito dell'opera meravigliosa di Dio, Dio stesso che parla e dice io farò meraviglie, meraviglie su meraviglie e il Dio meraviglioso, lasciati meravigliare, lascia che egli meravigli la tua vita, la tua casa, la tua famiglia, gloria al Signore. Gesù insegna, Gesù compie meraviglie e Gesù fa un'altra cosa molto importante che il nostro testo ci dice, che molti sottovalutano, considerano secondaria. Gesù è colui che rivela il Padre. Padre, Figlio e Spirito Santo, tre persone, un unico Dio, benedetto in eterno. Il Padre, gloria a Dio. È il Padre. Ricordate quando eh, un discepolo addirittura di Gesù si rivolse al Cristo e disse: Mostraci il Padre, ci basta. Filippo, da tanto tempo sono con voi e tu mi dici: Mostraci il Padre e ci basta. Chi ha visto me ha visto il Padre, perché io e il Padre, dice Gesù, siamo uno. Gloria a Dio! Gesù ci mostra il Padre. Gesù è la rivelazione di Dio. Alleluia. Dice il versetto 16: Gesù rispose loro: La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Egli rivela il Padre. Vuoi conoscere Dio? Egli si rivela nel suo figliuolo, in Cristo Gesù. Gloria a Dio. Gloria a Dio. E ancora Gesù si rivela egli stesso come il Cristo, come il Salvatore, come il Signore, come l'Emanuele. Gloria al nome del Signore. Dice il versetto 17, se uno vuole fare la volontà eh, di lui conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Anche oggi molti sono confusi e si domandano giustamente fra le tante tantissime religioni qual è quella giusta come fare a sapere di abbracciare la giusta religione le religioni lasciano il tempo che trovano non devi abbracciare una religione devi credere in Cristo Gesù il figlio di Dio la Bibbia non ci presenta una religione la parola di Dio ci rivela il Cristo, il Salvatore, il Signore, il Figlio di Dio. Non siamo qui per un mese a presentare a coloro che ascoltano una nuova religione, una religione, ma siamo qui a presentare Cristo Gesù il Signore. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu. E la tua famiglia, dice la scrittura. Credi in Lui, non sarai deluso, credi in Lui ed Egli opererà nella tua vita. Sapete, Gesù non ha mai deluso nessuno e mai deluderà, non deluderà neanche te. Se credi in Lui e credi in Lui con tutto il cuore, Egli si rivela. Come faccio a conoscere Gesù? Come faccio a incontrare Gesù? Leggi la Bibbia, la parola di Dio, perché attraverso l'Evangelo Egli si rivela pregalo, invocalo, cercalo con tutto il cuore ed egli parlerà al tuo cuore, opererà nella tua vita egli sa come rivelarsi, sa chi lo sta cercando e lo sta cercando con tutto il cuore e non lascerà mai delusi coloro che lo cercano con tutto il cuore e infine Gesù viene glorificato, sì, egli viene glorificato, viene innalzato chi parla di suo cerca la sua propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero e non vi è ingiustizia in lui. Noi non diamo assolutamente la gloria a un uomo, noi non dipendiamo assolutamente da un uomo, anche perché la Bibbia dice, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Noi abbiamo riposto la nostra fede nella meravigliosa persona di Gesù, il Cristo, e a Lui solo vogliamo dare sempre la lode, la gloria, l'onore e la nostra ubbidienza, perché Lui solo ne è degno. Dai gloria a Gesù, innalza Gesù, benedici il suo santo nome, esternagli quei sentimenti di gratitudine che ci sono nel tuo cuore, fidati di Lui. Dai gloria al Signore con tutto il tuo cuore. Dov'è quel tale? Una domanda che mette in evidenza che non conoscevano Gesù, non sapevano dove trovare Gesù e non sapevano che cosa poteva fare Gesù per loro. Quando Gesù era lì e si era rivelato in maniera chiara, Gesù era presente in mezzo a loro, non era lontano, non era lontano e Gesù era lì per fare opere gloriose, meravigliose. Se tu ti fai questa domanda questa sera, dov'è quel tale? Noi ti diciamo alla luce della parola di Dio, sappi tre cose. Innanzitutto quel tale è Gesù, è il Cristo, è il figlio di Dio. Gesù è qui, pronto a a operare nella tua vita e Gesù è colui che fa opere meravigliose, gloriose. Non giudicate, dice il versetto 24, secondo l'apparenza, ma giudicate secondo giustizia. Ci sia una giusta valutazione sulla persona di Gesù, su dove trovare Gesù e su quello che possiamo realizzare dell'opera di Cristo Gesù. E noi vedremo e realizzeremo la sua gloria.